Assieme al Frosinone, l'Atalanta si sbarazza di un paio di tradizioni negative che cominciavano a farsi pesanti. La vittoria nella prima di campionato, per esempio, mancava da 10 anni e negli ultimi 3 erano arrivate soltanto sconfitte. Che invece sia il momento di dare un nuovo corso alla storia lo decide Gomez, 2 gol e 2 assist. È sua la rete di apertura, non banale sia per esecuzione, sia perché, incredibile a dirsi, è la prima che il Papu segna in casa nel 2018. Il Frosinone, che pure sullo 0-0 aveva provato a spaventare i nerazzurri con un palo colto da Ciano, non sembra avere armi per opporsi e Sportiello deve volare di qua e di là per tenere i suoi in partita il più a lungo possibile. A inizio ripresa il raddoppio di Ateboer, con Gomez a tagliare l'area al millimetro scodellando l'assist. E poi sempre il Papu a ripetersi, pallone per Pasalic soltanto da spingere in porta. Il suo doppio assist in una gara di Serie A non usciva sulla ruota dell'Atalanta da quasi 2 anni. E mentre Sportiello continua ad allungare i tentacoli per contenere il passivo, Gasperini può cominciare a immaginare la gara di giovedì contro il Copenaghen, primo atto del play-off di Europa League. Con un Gomez così, che al 92esimo sfoderà anche lo spunto per il 4-0 definitivo, forse si sentirà un po' più tranquillo.